Un'intera giornata dedicata alla prevenzione, con i medici che sono scesi in piazza per mettere a disposizione le proprie competenze. Sabato a Cassino la salute è stata al centro dell'attenzione, con l'iniziativa organizzata a Piazza De Gasperi, il Villaggio della Salute. Siamo partiti stamattina con il Villaggio della Salute. E dalle 9 alle 18 di sera i medici dell'ospedale di Cassino e del distretto di Cassino hanno offerto gratuitamente prestazioni sanitarie a tutte le persone che si sono avvicinate al nostro villaggio. Abbiamo poi passeggiato per le vie di Cassino con la Race for the Cure, con questa camminata di sensibilizzazione alla prevenzione al tumore al seno. È una giornata per dire grazie a tutto il mondo sanitario, quindi medici, infermieri, portantini, che in questi due anni è stato in prima linea a combattere per noi il Covid-19. Alla Race for the Cure, la mini maratona per le vie cittadine a sostegno della lotta ai tumori al seno, hanno partecipato anche il consigliere regionale Sara Battisti, promotrice dell'iniziativa insieme ai vertici della ASL. Parola d'ordine, prevenzione. È una manifestazione importantissima, soprattutto se notate la presenza di giovani. Questa è una cosa molto molto bella perché ci si abitua alla prevenzione. La prevenzione è un'abitudine e quindi non è come la cura che bisogna rivolgersi necessariamente a uno stabilimento, ma è uno stile di vita. Cominceremo a fare fortemente prevenzione nell'ASL di Frosinone in maniera attiva, fuori, nell'ambiente, cercando di portare proprio una cultura differente, che è quella dell'attività sportiva e a uno stile di vita più sano. L'importanza della prevenzione riguarda sostanzialmente la possibilità di salvare una vita, ma soprattutto anche di abbattere i costi del sistema sanitario nazionale. Sono due cose che vanno di pari passo e sono importanti per i cittadini, perché se da una parte c'è la possibilità di arrivare magari a scoprire in tempo una patologia e quindi a curarla per tempo, dall'altra parte c'è anche la possibilità di abbattere i costi e quindi reinvestire le risorse che sarebbero state utilizzate magari per un corso di una malattia più lunga su altri servizi sanitari. La giornata è proseguita poi con l'inaugurazione della scultura realizzata da Giuseppe Nino Rezza nel Bosco Ossigeno dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino e con la donazione da parte di Marcello Russo, di A Muri Liberi, di una stampa del murale che verrà installato sul tetto dell'ospedale di Cassino non appena le condizioni meteo lo permetteranno. Un grazie di cuore a chi si è speso per salvare le vite di tutti noi, pronunciato anche in musica, con il concerto dei Modena City Ramblers che ha chiuso la giornata.